Human Brains, sin dalla sua nascita, ha avuto come suo focus principale il cervello, inizialmente nella sua articolazione strutturale e funzionale, e ora nell'ambito di quello che era l'aspetto più prezioso, il preservarne la piena funzione. Preserving the Brain, a Call to Action. È un programma che si rivolge alla prevenzione primaria e in parte anche alla prevenzione secondaria delle malattie neurodegenerative. Si tratta di un gruppo di malattie che purtroppo non ha una cura, quindi la prevenzione diventa un momento fondamentale. Noi in particolare ci occuperemo delle più frequenti, la malattia di Alzheimer, la malattia di Parkinson, la malattia di Huntington, la sclerosi multipla, la sclerosi laterale amiotrofica. Questo programma si articola in tre momenti, un convegno che vede il contributo di un gruppo di istituti di ricerca scientifica, particolarmente di neuroscienze. In questo convegno quello che si porrà in luce sono i vari momenti che possono contribuire a individuare e a intervenire su fattori in grado di poter poi influenzare positivamente l'approccio verso queste malattie. Molti di questi fattori sono comuni alle diverse malattie. Parliamo dell'esercizio fisico, parliamo della dieta, parliamo della partecipazione alle attività sociali, parliamo di una correzione dell'inquinamento ambientale. La mostra è un modo per trasferire le conoscenze che verranno dibattute nel convegno all'attenzione comune. È una vera call to action, perché la sensibilizzazione individuale e collettiva è veramente fondamentale in un progetto di prevenzione. Tutto ciò che noi facciamo, tutto ciò che noi vediamo, tutto ciò che noi sentiamo lascia un'impronta dentro il nostro cervello e lo modifica. E questo è uno dei miracoli della vita, perché noi non siamo mai uguali a noi stessi, giorno dopo giorno cambiamo, e questa è una delle grandi rivoluzioni in corso della medicina, perché in passato noi cominciavamo a occuparci della malattia quando la persona era malata. E invece oggi ci siamo accorti che se vogliamo essere efficienti nel curare queste malattie, dobbiamo in realtà intervenire nella fase in cui la malattia non si è ancora espressa. Nell'ambito del periodo della mostra aperta avremo una serie di incontri con le associazioni dei malati. Il ruolo attivo della persona con malattia è forse uno dei momenti di maggior cambiamento in atto nel mondo assistenziale. Avremo 5 giornate dedicate ognuna alle varie associazioni, e questa giornata darà modo all'associazione di introdurre le caratteristiche della sua patologia, delle proprie attività, e anche di promuovere proprie iniziative con dibattiti, con discussioni, con performance che siano sinergiche al tema generale di questo programma. In tutto il programma Human Brains c'è questa volontà di diffondere il momento neuroscientifico con il momento culturale e delle particolari anche delle arti visive che caratterizza gli ambiti di attività della Fondazione. Come recita il titolo di questa nostra nuova azione, Preserving the Brain, a Call to Action, se non facciamo tesoro di tutto ciò che abbiamo qui qualche modo descritto, se non agiamo ognuno di noi personalmente, ognuno di noi è attore della nostra futura salute, non avremo modo di vincere questa battaglia.